L'associazione Bosco di Via propone la terza edizione della Mangialonga Borgotarese. È un'associazione nata per promuovere il territorio della Valtaro e far conoscere le tradizioni gastronomiche locali. La Mangialonga si terrà il 15 giugno del 2014. Si parte da Valvenera, dove c'è un antico santuario immerso in un bellissimo prato. Poi si passa a Valcareggia, dove troviamo dei ruderi di alcune abitazioni dove durante l'alpeggio i contadini andavano nei boschi con le greggi. Arriviamo poi al passo del Bratello, dove anche lì troviamo dei ruderi di un vecchio ospedale dove i pellegrini che da Piacenza transitavano per Pontremoli sostavano la notte, anche per evitare gli incontri con i briganti. Dal passo del Borgallo si sale al ceppo dei partigiani, che è un crinale che divide la valle del Tarodene dalla valle Pontremolese. Arriviamo poi a Fontana Gilenda, una bellissima fontana antica, e poi scendiamo di nuovo a Valvenera, dove lì ci sono le ultime postazioni dove ci saranno gli assaggi di piatti tipici. Nel corso della camminata, che ricordiamo una camminata enogastronomica, a circa ogni chilometro si troverà una tappa dove si potranno gustare piatti tipici locali e anche bere vino dei nostri territori. Quest'anno si comincerà con una fetta di Buslan, che è la nostra ciambella, per poi assaggiare pane e salame, la frittata con i funghi prugnoli, il panino con la porchetta, col pane cotto nel forno a legna. Un bel bicchiere di sangria per proseguire il cammino, la polenta con i nostri funghi, porcini e la salsiccia, e si chiude in Val Venera con le frittelle di farina di castagna, un piatto povero ma che fa parte della nostra tradizione contadina. La terza edizione della Mangialonga Borgotarese si svolgerà domenica 15 giugno 2014 a Val Venera, località Valdena, a Borgo Val di Taro, sulla strada del Passo del Bratello. Vi aspettiamo!